Bentrovati. Un testo diverso, quello al quale stiamo per assistere. Ora è diventato un monologo per Barbara Foria, che è anche una delle autrici. Attraverso l'ottica femminile si racconta il matrimonio con i dubbi di prima, i dubbi di dopo, in una sorta di favola al contrario che comincia con "e vissero felici e contenti" e si conclude con "c'era una volta". L'angolo di visuale femminile, oh, l'ho detto, è infatti il modo per porre una serie di interrogativi tipo perché un amante affettuoso si trasforma in un marito distratto, oppure si soffre meno nella inutile speranza di essere sposata o nella certezza di essere tradita, drammatizzando perché le suocere, per quanto siano orribili figure, cucinano le polpette meglio di chiunque altro. Sono insomma consunti o meno gli interrogativi che da sempre accompagnano il percorso matrimoniale, luoghi comuni da una parte, ma non solo, anche perché, osservando a distanze ravvicinate il matrimonio, ovvero il rapporto a due, ci si può anche accorgere che qualche verità c'è comunque anche nel rileggere per l'ennesima volta un consumato luogo comune, modo di dire. Barbara Foria è brava. Fa sue queste domande e queste considerazioni, aiutando in questo modo lo spettatore a immedesimarsi anche nella storia dell'analisi che viene proposta, non solo in quella della visione del matrimonio. D'altra parte, ben sappiamo come il teatro abbia tra i suoi compiti quello di affrontare le vicende di sempre, nel tentativo ogni volta di trovarvi interpretazioni diverse, che ci riesca o no. E qua ci riesce. Buon divertimento.